Benvenuti dunque a questa nuova edizione di Contatto, fine settimana, domenica, dopo una settimana abbastanza travagliata, discussa sul piano politico ovviamente e anche dell'attualità. La settimana si chiude con questo vertice in Europa, come molti di voi già sapranno, avrete già visto la figuraccia che Berlusconi ha fatto di fronte alla Merkel e a Sarkozy, di fronte alla domanda di una giornalista che si rivolgeva appunto a Sarkozy sulla affidabilità del governo italiano in tema di conti pubblici, proprio perché questo vertice europeo è stato fatto per l'Italia, per capire insomma che margini ci sono di recupero e per sollecitarla a dei provvedimenti seri, sollecitare il governo a provvedimenti seri affinché possa risolvere il debito pubblico e dunque tutto questo allontanare la compromissione della tenuta dell'euro e allontanare insomma uno sfaldamento dell'Unione Europea che per tutti avrebbe ripercussioni catastrofiche. Però io direi che valga la pena proprio rivivere quei pochi secondi vissuti durante questa conferenza stampa in cui si vede che considerazione hanno all'estero di Berlusconi in questi giorni. Il video non parte. Non fa niente, come sapete sono ancora senza connessione, era memorizzato, evidentemente è sceso, la connessione mi arriverà tra pochi giorni, comunque il fatto è riportato su tutte le testate, si può dire, del mondo: Merkel e Sarkozy ultimatum a Berlusconi, attui subito le misure per debito e crescita, finito a Bruxelles il Consiglio europeo decisivo per le sorti dell'uscita dalla crisi per i paesi dell'Eurozona. Angela Merkel, abbiamo fiducia in Berlusconi, l'Italia deve attivare le misure per crescita e riduzione del debito. Ma il presidente francese, scoppiando a ridere assieme alla leader tedesca, ha ribadito: abbiamo fiducia nell'insieme delle autorità italiane. Ogni decisione comunque è rimandata a mercoledì prossimo. Dunque questo messaggio di Sarkozy è molto chiaro, perché ovviamente, come è accaduto in Libia per Gheddafi, i governatori dei vari stati non possono addentrarsi negli equilibri delle singole nazioni, devono essere loro stesse, i loro popoli in qualche modo a liquidare i loro governi. E quindi, se per Gheddafi c'è stata una fine atroce con la sodomizzazione con un bastone e un'esecuzione quindi con una pistolettata alla tempia, insomma, in Italia si attende una risoluzione un pochino diversa, quantomeno si spera meno indolore, ma soprattutto si spera insomma che Berlusconi conti sempre meno, anche se di fatto continua a presiedere questo governo e questo governo poi determina, no, l'andamento economico delle piccole e medie imprese, la qualità della vita delle famiglie, soprattutto anche la qualità insomma della vita sociale ed economica, perché se un paese non è molto libero di poter crescere, insomma, e non è messo nelle condizioni di poter crescere, è chiaro che tutto questo ha ripercussioni negative sui giovani, sulla popolazione attiva, e dunque da un discorso molto scontato, in Italia forse manca quella spinta, no? Quella rivoluzione che dovrebbe mandar via a forza questo governo, perché la democrazia in Italia non c'è mai stata, ma cioè se ci fossero stati rimasugli o comunque segnali di democrazia è ampiamente finita o comunque superata. Dunque, finirà la legislatura Berlusconi 2013? Non si sa, cadrà. Per ora ha retto per un voto grazie a Scilipoti e anche grazie sicuramente a una sinistra finta che in passato aveva già avuto l'occasione di sfiduciare, di far cadere questo governo, quando invece deputati come D'Alema e altri, non essendo in aula con la loro assenza, hanno contribuito a far vincere, comunque a far reggere questo governo. Quindi siamo di fronte a una, come dire, a un'opposizione e una maggioranza sostanzialmente screditata di molti buffoni, in sintesi, che non hanno alcuna credibilità e che sappiamo essere lì solo per i loro interessi. L'abbiamo detto diverse volte, però questa è la situazione. Dunque vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, perché a quanto pare a questo Consiglio europeo si è parlato chiaramente Italia come la Grecia, quindi Italia sulla via del fallimento come la Grecia, 3 giorni di tempo per decidere e per, come dire, mettere in campo delle soluzioni e dei programmi credibili per
Berlusconi sui giornali arriva con la proposta di riformare le pensioni, ne parlano oggi i giornali in prima pagina, e però insomma si sa che alla fine non si è ben capito, c'è una riforma delle pensioni che non è spiegata, e visto che peraltro le pensioni erano oggetto di interesse da parte di Bossi qualche settimana fa, se ricorderete, le pensioni non si toccano. Dunque l'Italia gioca la carta delle pensioni, il piano di Berlusconi al vertice europeo, marcegaglia, decreto legge di sviluppo deludente. Dunque il Cavaliere adesso gioca la carta pensioni perché non sa cosa dire, ma senza entrare nel merito. Quali pensioni? Le pensioni d'oro vengono tagliate? E anche se venissero tagliate, quanti miliardi recupereremmo? No? Capite che sono tutte panacee insulse che all'Europa non sfuggono e che vengono prese con un clima ridanciano di fronte a questo povero Silvio Berlusconi e alla sua claque completamente svergognata, che però non ha vergogna, perché comunque ministri, sottosegretari, comprati e non comprati, hanno talmente tanti di quei soldi che qualora dovessero essere sfiduciati, vanno in giro mascherati o comunque cercano di non farsi vedere il meno possibile. Girano con auto blu con i vetri scuri, quindi conducono una vita blindata lontano dalla povera gente. Quindi ci mettono la faccia in TV e buonanotte. Tanto la faccia spesa in TV vale un ritorno economico che consente loro poi di fuggire chissà dove, di frequentare comunque ambienti elitari non accessibili alla povera gente. Per cui questo è in sintesi il motivo di tanta sfacciataggine e di tanta faccia tosta che questi avvocati, avvocaticchi e deputati hanno per reggere il moccolo a Berlusconi, perché li ha arricchiti di fatto. Questo è il punto. Comunque, l'Italia gioca la carta delle pensioni. Poi ci sono altri argomenti che sono in prima pagina: lezione attuale di Moro e Berlinguer di Scarfari, che francamente io non ho mai considerato, dopo che soprattutto ha parlato di antipolitica, ha criticato i movimenti, il movimento di Beppe Grillo, sbagliando, quindi sostanzialmente un mezzo ciarlatano per me Scalfari, nonostante abbia fondato Repubblica. Comunque qualunque cosa scriva su Repubblica riprende argomenti già trattati da altri, dice la sua, ma fondamentalmente non dice nulla di nuovo, se non qualche cazzata appunto su Grillo e sui movimenti dell'antipolitica. Quindi qui ci parla di lezione di Moro e Berlinguer. Poi argomenti degni di nota, diciamo su Repubblica di oggi, direi sostanzialmente bisogna andare a pagina, a parte l'Eurosud di Tremonti, tutte queste chiacchiere legate alle strategie per la crescita, le solite dichiarazioni della Marcegaglia che fa ormai da settimana, tutti questi trucchi, l'ovazione per Napolitano, l'asse con Maroni, quindi le imprese cercano nuovi alleati, tutte queste strategie da sottobanco che non si capisce dove vogliono portare. Ovviamente le solite dichiarazioni, ecco, di uno dei venduti, un ministro come Matteoli, da Emma solo critiche, niente proposte, serve la patrimoniale e il condono fiscale. Matteoli, già imputato per favoreggiamento per aver soffiato un ex prefetto che era sotto indagine per abusi edilizi e all'Isola d'Elba, graziato per il fatto che poi la giunta per le autorizzazioni a procedere non ha autorizzato i magistrati a procedere contro Matteoli, quindi questo personaggio totalmente screditato, però sicuramente ricco, è uno dei padrini del PDL assieme a Verdini in Toscana, già sindaco di Orbetello, che oggi fa il menestrello delle infrastrutture senza nessuna credibilità. Appunto, dice che da Emma Marcegaglia arrivano solo critiche e niente proposte, quando invece mi sa che Confindustria qualche proposta l'ha anche fatta senza volerla difendere. Poi c'è ancora tutta la sezione dedicata allo strascico della morte di Gheddafi, ci si interroga sulle sorti della Libia, si continua a riproporre in maniera assolutamente, secondo me, anche ossessiva questo cadavere, oggetto di scempio di Gheddafi, su tutte le TV. Per carità, la libertà è giusto che ci sia, però insomma alla fine mi sembra che davvero sia una presenza ossessiva questo cadavere sanguinante. E poi la Tunisia, ecco, la Tunisia va al voto, sapete, dopo che hanno messo in fuga Ben Ali e tutto il suo clan, l'ex governatore, l'ex presidente, no? Capo clan, amico di Berlusconi, insomma, messo in fuga, in Tunisia si vota, però insomma la novità è che gli elettori tunisini hanno la possibilità di scegliere su internet
i candidati di ben 116 partiti diversi o 116 liste. E anche lì c'è un po' il timore che possa trionfare qualche rappresentante affezionato al cosiddetto culto del fondamentalismo islamico. Questa è un po' la paura. Poi vicenda Val di Susa, preso il black bloc dell'assalto al blindato, stava andando al corteo. Oggi la manifestazione dei No TAV, taglieremo le reti della zona rossa. Val di Susa, accomunata, sapete, ai black bloc che hanno manifestato a Roma e che hanno messo sottosopra la città sabato scorso, io più che black bloc direi dei giovani sostanzialmente senza futuro e che hanno reagito e che probabilmente reagiranno ancora così prossimamente. E altri articoli che parlano insomma di intercettazioni, di come vengono incastrati alcuni presunti delinquenti che avrebbero insomma preso parte a questi disordini, avrebbero incendiato delle camionette dei carabinieri, quindi vengono fermati, intercettati e quindi si parla solo di cattivi. E poi arriva la parte di Berlusconi e la Vitola, mai promesso niente, continua Repubblica a mettere sulle sue pagine le intercettazioni agli atti con i colloqui tra la Vitola e oggi toccava anche a Mauro Masi, sapete, l'ex direttore della RAI che entrò in diretta in anno zero con Santoro e che sostanzialmente si scopre che se la fa con la Vitola al telefono e parla della RAI, di raccomandazioni, parla di personaggi da mettere dentro e fuori e dunque la sensazione è che comunque la Vitola sia un altro Bisignani, un Bisignani all'estero che fa parte di una cricca massonica non ben definita. Quindi è una sorta di organizzazione parallela, quindi le teste di legno, i frattini Drahi, come dice Travaglio, i vari Matteoli, i vari ministri, lo stesso Berlusconi che ci mettono la faccia, cioè le marionette. Dietro invece i registi di questa cricca massonica che quindi di fatto guida i fili e tiene i fili di queste marionette. Tra cui c'è Minzolini e quindi anche Masi, sappiamo che sono poltrone di potere solo formale che devono rispondere a ben altri poteri. Dunque, questo La Vitola è sempre presente sui giornali perché ovviamente è latitante a Panama, consigliato da Berlusconi di rimanere lì. Quindi Mauro Masi, il titolo è Silvio è un'altra bestia quando si parla di TV, ma io gli ho cambiato telegiornale GR come nessuno. Quindi Masi si vanta con la Vitola e lui gli raccomanda i giornalisti Rai, sostanzialmente. E poi domani, lunedì, il Premier in tribunale con David Mills, in collegamento in teleconferenza. Sapete, l'avvocato inglese già condannato in appello per corruzione in atti giudiziari, prescritto in Cassazione con una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi. Ebbene, domani dopo 7 anni pare che i due si confronteranno in aula e dunque lo stesso Berlusconi presenzierà, Berlusconi sapete adesso è imputato a sua volta di corruzione in atti giudiziari e avrebbe dichiarato che siccome questo processo va in prescrizione non si vede perché i giudici abbiano intensificato le udienze per arrivare a condannarlo e sprecando i soldi pubblici, questo arriva a dire il capo del governo. Perché ovviamente punta alla prescrizione senza entrare nel merito dell'imputazione, cioè della corruzione accertata di questa sua testa di legno, questo avvocato che di fatto gli amministrava all'estero le 64 società offshore o buona parte di queste, su cui transitavano i fari fondi neri, oggetto di altri processi, processo Mediaset e MediaTrade, in cui Berlusconi è stato scagionato, ma che però risultano imputati appunto il figlio, Federico Confalonieri e altre 9 persone. Che sono tutte sempre teste di legno sue e di Berlusconi, di fatto, che è oggetto di accusa di Fabio De Pasquale, secondo il quale queste persone insomma, avrebbero contribuito, insomma, collaborato in questa organizzazione a gonfiare i prezzi dei telefilm tramite anche Francagrama per creare fondi neri e quindi per nascondere soldi all'estero. Questo è il tema della discussione che riguarda il capo del governo. Forse anche per questo Merkel e Sarkozy si sono risi in faccia. Oggi alla riunione europea. E poi ecco questo sostanzialmente, il Corriere apre pure lui con l'Europa ricapitalizza le banche,
Berlusconi, ho parlato alla Merkel, penso di averla convinta. Ecco, c'è questa frase, questa buffonata, smentita totalmente dai fatti e soprattutto da quel clima ridanciano. Quindi la Merkel, definita culona inchiavabile da Berlusconi, non ha certamente ascoltato Berlusconi e si è rivolta a Giorgio Napolitano, peraltro messo in grande risalto dal Fatto Quotidiano, questo fatto che la Merkel si è rivolta a Napolitano e non a Berlusconi. La solita manfrina di pane bianco, l'opposizione senza risposte, alleanze e programmi divergenti, dove sostanzialmente critica una sinistra inesistente e soprattutto critica il difetto del bipolarismo, no? Oggetto del piano di rinascita democratica, cioè creare una fazione contro un'altra per dare l'idea che si scorni, in realtà sono d'accordo, e quindi questo è il bipolarismo che si è trascinato, che non ha portato a nulla, ci porta al default, come vedete, e soprattutto ha arricchito molti politici. E poi il Corriere, l'unica notizia un po' diversa che riporta è quella a pagina 15 o 21, pagina 21, i legali di Confalonieri, Mediaset ricattata da Crespi. Al processo HDC, il sondaggista usò i magistrati e la stampa per esercitare pressioni. La difesa nega il favoreggiamento dietro una storia di TV locali, la procura sbaglia nelle telefonate, il dottore era il premier e non Confalonieri. In sintesi, l'articolo di Luigi Ferrarella dice che il sondaggista Luigi Crespi, mentre veniva sentito dai magistrati sul fallimento del suo gruppo, ha utilizzato la minaccia di raccontare ai PM fatti compromettenti relativi a fantasiose violazioni della legge Mammì per pretendere un ingiusto profitto con conseguente danno per il gruppo Mediaset. A sorpresa è l'arringa della difesa di Federico Confalonieri a ventilare Mediaset ricattata dall'inventore nel 2001 del contratto con gli italiani di Berlusconi, cioè Crespi era colui che aveva suggerito a Berlusconi di questo nome, contratto con gli italiani. E poi l'articolo sostanzialmente quindi dice che è un processo che riguarda la bancarotta e a novembre finirà questo processo per questa bancarotta dell'ex sondaggista di Berlusconi. I PM hanno chiesto 8 anni di condanna per questo ricatto. Mentre il presidente di Mediaset Confalonieri e il parlamentare Messina rischiano 1 anno per l'ipotesi di favoreggiamento di Crespi, dunque per il fatto che si sarebbero adoperati affinché Antenna 3 e Tele Lombardia non diffondessero la notizia sulla presunta violazione della legge Mammì da parte di Berlusconi, avrebbero avuto la promessa di 1 miliardo per tacere questa notizia, no? Tramite Crespi, e dunque questo oggetto di. È un passo importante del processo e quindi si rimpallano le accuse. Fatto sta che capiremo adesso più avanti come finirà questo uno dei tanti processi che vedono Berlusconi solo sfiorato, visto che Berlusconi di fatto è Mediaset, no? Questo in sintesi. Poi il Fatto Quotidiano, invece, vediamo se riesco a mostrarvelo. Vediamo se è qui. C'era. Vabbè, comunque il Fatto Quotidiano dovrebbe aprire con sempre la vicenda della Merkel, come vi dicevo, e Sarkozy, quindi col fatto che la Merkel non ha ricevuto Berlusconi, non riesco a trovarlo, troppe pagine aperte probabilmente, e quindi vediamo se riesco a risolverlo in questo modo. Eccolo qua, finalmente trovato, scusate, la vendetta della Merkel, il cancelliere parla con Napolitano degli impegni non mantenuti da Berlusconi, che alla vigilia del vertice di Bruxelles dice: l'ho vista, forse l'ho convinta, anche sulla culona, che si chiede il quotidiano diretto da Angelo Padellaro, che qui scrive: comprano i deputati e nessuno fiata. Dunque, rifacendosi un articolo di Bruno Tinti, secondo il quale questa compravendita ammessa sostanzialmente anche da alcuni deputati che hanno rilasciato interviste allo stesso Fatto Quotidiano costituirebbero reato di corruzione. Padellaro si chiede perché nessuno della Procura di Roma interviene, quindi chiede, appello, chiama rapporto questi qua per capire se ci sono stati reati di corruzione, perché la denuncia di Antonio Di Pietro non ha avuto seguito relativamente alla vicenda precedente.
di quando già si seppe della compravendita l'anno scorso dei parlamentari, perché la Procura di Roma non ha approfondito, Procura di Roma diretta dal Procuratore Generale Ferrara, uno dei suoi sottoposti è Capaldo, che è già titolare di altre inchieste sulla P3 e P4 e che insomma è stato un po' chiacchierato perché avrebbe preso parte a una cena con Tremonti, con uomini della P3, insomma. Quindi una storia un po' intricata che tratteremo con più dettagli. Ora non voglio gettare fango sulla Procura di Roma, però Padellaro si chiede perché nessuno interviene. No, perché è possibile che nessun magistrato di Roma gli venga in mente, data l'obbligatorietà dell'azione penale in vigore, che magari qualche dichiarazione di questa possa essere oggetto di un'inchiesta, no? Per capire se dietro c'è una corruzione, perché ovviamente se Scajola si è dimesso perché Zampolini tramite Anemone gli ha pagato la casa, e non se, quindi capire se c'è una forma di corruzione, finanziamento illecito, a parlamentari, a partiti, a scendiletto, a scilipoti, che se, però insomma, perché nessuno fa niente? Quindi questo si chiede Padellaro. E poi sostanzialmente le notizie del fatto sono quelle che ci sono anche su altri quotidiani, non ci sono grosse diversità, a meno per oggi si tratta anche lì del NOTAV, Black Bloc, poi si fa una radiografia del Partito Democratico con l'album di partito e quindi sostanzialmente nulla di nuovo e di diverso. Quindi questo è quanto per oggi, direi di non dilungarmi oltre. 3 giorni di tempo allora questo governo per decidere cosa fare per recuperare il debito. Vedremo se entro mercoledì, giovedì, insomma, Tremonti e Berlusconi si saranno messi d'accordo con Bossi e magari avranno deciso, insomma, di, che so, di stanare la vera evasione fiscale, di applicare norme, recepire norme europee che in passato sono state rifiutate sulla corruzione, visto che l'Italia è il paese dove la corruzione e la mafia sono le prime aziende e l'evasione fiscale, chissà insomma se prenderanno decisioni di questo tipo. Però insomma la sensazione è che tutti i giorni questo governo abbia i minuti contati, perciò davvero in questo panorama di grande incertezza speriamo insomma che possa cadere questo governo e poter andare alle urne quanto prima. Chi se ne frega se non c'è un leader della centrosinistra, ci sono tanti, tanti movimenti, tanta gente giovane che ha voglia di mettersi in gioco e magari potrebbe essere la volta buona, chissà, che non assisteremo a un altro patto Stato-mafia. A presto.